Sì, ragazzi, avete capito bene dal titolo. Io non sono nessuno, o meglio, quasi. Provo a spiegarmi meglio. Ho solo due appunti perché non voglio dimenticare nulla. Allora, di solito inizia proprio così. Sono ingrassato, ho la cellulite, ho i fianchi. Ma cosa devo mangiare? Come devo allenarmi? Quali esercizi? Eccetera, eccetera, eccetera. E da qui in poi, ragazzi, è una ruota libera. Mario, mi dai una dieta? Io non sono un nutrizionista. Sai Mario, è da tanto tempo che ho problemi alle articolazioni, alle anche, alla schiena. Mi fanno male le ginocchia. Sì, ma io non sono un terapista. Mario, ma lo sai, non trovo motivazione, non ho stimoli, non trovo nulla di mio interesse. Sì, ma io non sono uno psicologo. Mario, mi fa male la testa, mi sento dei problemi qui allo stomaco, non so che cosa, come mi sento in questi giorni. Sì, ma io non sono un medico. Ragazzi, però permettetemi una piccola polemica prima di spiegarvi meglio. Sapete, ogni famigerato istruttore si spaccia per tutte queste competenze che ho appena elencato, dispensando soluzioni, dispensando diete, dispensando consigli, dispensando addirittura qualche volta per assurdo medicinali, quindi senza nessuna competenza e senza nessuna esperienza nel settore. D'altra parte, ragazzi, c'è anche da mettere a proprio agio l'allievo, perché quando si approccia l'allievo è pieno di paure, è pieno di speranze, è pieno di soluzioni, o meglio, vorrebbe tante soluzioni, quindi è pieno di domande in realtà. E d'altra parte noi dovremmo dargli qualche risposta più confortevole, una risposta più concreta, e forse il più delle volte, non forse, il più delle volte tendiamo a sbagliare. Ma dall'altra parte, ragazzi, c'è anche da assicurarlo l'allievo, cioè da dargli più risposte possibili, perché ovviamente quando l'allievo si approccia all'attività, al movimento, vuole risposte, vuole qualcosa di concreto, insomma cercare di guidarlo a uno stile di vita un po' più sano e duraturo nel tempo. E qui adesso arriva la mia parte, ragazzi, dove personalmente l'approccio che mi piace avere inizialmente all'utente barra allievo che arriva è quello di dare un semplice consiglio, capire in linea di massima le varie problematiche, le varie esigenze e cercare di arrivare a una soluzione e quindi applicare un programma. E volendo sottolineare appunto le figure che ho nominato prima, le figure professionali che ho nominato prima, non a caso vi posso dire che ho un team che coprono tutte queste figure, quindi nutrizionista, terapista, farmacista, dove si possono approcciare in maniera diversa e ovviamente in maniera più specifica. E quindi, ragazzi, arriviamo a questi consigli, che effettivamente sono consigli molto basilari, quindi cercare di capire quali sono le tue abitudini, se hai avuto qualche passato sportivo, se c'è qualche problema, come va il tuo lavoro, quanto riesci a riposarti durante la giornata. Sì, il riposo è allenamento. E da qui poi effettivamente cercare di studiare un programma completamente personalizzato, senza trascurare appunto nessun dettaglio. E poi, ragazzi, una volta fatti tutti questi ragionamenti e capito quali sono le vere esigenze e i problemi dell'allievo, in questo caso è semplice, bisogna poi fare qualcosa, bisogna poi studiare qualcosa di percorribile e sostenibile nel tempo. Non vale aprile e maggio? Insomma, ragazzi, perdonatemi, ma io sto per chiudere perché tra poco arriveranno tutti quanti per allenarsi. Volevo dire che secondo me la somma di questo argomento è che l'idea è iniziare semplicemente a fare qualcosa, che poi tutto il resto è solo una conseguenza di quello che facciamo. Aspetta, questa l'ho già sentita. Insomma, grazie di aver guardato questo video, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo. E tu cosa devi fare? Allenati bene, ciao!